Detto meglio, magari 2 settimane di lavoro con il nuovo allenatore, e quello che abbiamo allenato di più è la mentalità. Noi dobbiamo avere l'umiltà sufficiente di essere capaci di fare una grande prestazione a Bari, però con la consapevolezza di che questa squadra, il Bari, è fatta per vincere il campionato, pure se le mancano 9, 10 o 15 giocatori. Noi dobbiamo andare là con le nostre cose, con le cose che chiede il mister in settimana, e fare la prestazione per portare i punti a casa. Per noi sicuramente sono più importanti che per loro, e quindi noi lotteremo fino alla fine per portare anche la cosa più minima a casa. Io ho avuto questa esperienza in altre occasioni, no? Tanto in Uruguay, qua in Italia tante volte. Ogni cambio di allenatore, ogni cambio dentro di una società genera dentro dello spogliatoio una rivoluzione. Quando viene un nuovo allenatore, ognuno si deve trovare il suo posto di nuovo. E questo sicuramente è stato la forza e la grinta che si è visto in queste due partite, no? E questa rivoluzione che ha generato Novellino ha creato nella testa di ogni giocatore la voglia di ritrovarsi un posto e di fare meglio, ovviamente, perché la classifica dell'Avellino merita che i giocatori fanno ancora molto di più. Leandro, buonasera. Buonasera. Guarda, io sempre tratto di fare le cose giuste, so che quello non è il mio ruolo, ma sicuramente sto facendo tutto perché quando finisca questa stagione voi sicuramente direte che io sono un buon terzino. Questo è il mio lavoro. E l'allenatore che è andato via e questo allenatore mi hanno chiesto di giocare lì, e io penso che sto dando tutto quello che ho per farlo della migliore maniera possibile. Io faccio il calciatore, e se il mister mi chiede di fare il portiere lo farò volentieri. Quindi aspetto che magari in qualche occasione potrei giocare nel mio ruolo originale e fare una bella prestazione come ho fatto l'anno scorso, le 42 partite che ho fatto. Penso che io mi metto nella testa del presidente del Bari, no? E sicuramente lui ha fatto una squadra per vincere il campionato, quindi secondo me ha fatto tutto lo possibile per avere i due migliori giocatori per ogni ruolo. Quello vuol dire che la mia maniera di vedere le cose, no? Se il terzino destro non c'è, vuol dire che il sostituto di lui è magari meglio ancora. Quindi noi sappiamo che se questa squadra in emergenza gli mancano, come ho detto prima, 9-15 giocatori, nonostante una squadra fatta per vincere il campionato, e l'approccio che deve avere l'Avellino in confronto a questa squadra è ancora più cattivo, perché noi dobbiamo andare là senza paura, con le nostre cose, e portare punti a casa. Influenza.
attrezzato, però diciamo il potenziale offensivo del Bari è tutto lì, Brienza, Matiro, sono tutti attaccanti temibili, però l'Avellino nonostante quest'anno abbia subito molto, non ha subito invece le individualità di determinati calciatori che hanno sempre fatto la differenza in questa serie. Che ti posso dire? Io, nonostante queste ausenze che ci stanno a Bari, io ho visto ragazzi, stiamo preparando una partita, stiamo preparando una guerra. E quella è la cosa più importante. Cioè, non interessa chi gioca. Se loro giocano con noi giocatori in meno, meglio per noi. Ma noi stiamo preparando una partita come se fosse la più difficile dell'anno. Ciao. Come hai vissuto l'esonero di Toscana, visto che lui ha portato più a Coletti per la Regina? Guarda, il mio rapporto con Toscano è sempre stato un rapporto da professionisti. Lui, io l'ho avuto a Terni l'anno scorso, tan solo 3-4 settimane. Quindi sicuramente se lui mi ha portato qua è perché ha visto qualcosa dal punto di vista professionale che le è piaciuto. Per me quando una persona va via e quando una persona non ha più un lavoro sempre è una sconfitta, perché noi calciatori sicuramente abbiamo tanta responsabilità di che sia successo questo, però si continua, la vita continua e adesso è arrivato un nuovo allenatore che ha tantissima esperienza e che può dare una mano grandissima a questa squadra. E io mi metto in totale disposizione e nel ruolo che mi tocca fare. E sempre ho la disponibilità. E quello penso che è la mia caratteristica principale, dare disponibilità all'allenatore. Senti, ci sono altre domande?